L'approccio ad una tecnica di fecondazione assistita spesso può creare ansie e dubbi perché la coppia non ha ben compreso il percorso che l'attende. È utile quindi fornire delle informazioni sulle differenze fra la tecnica FIVET e la tecnica ICSI. La FIVET è una tecnica di procreazione medicalmente assistita che prevede la fecondazione in vitro e il successivo trasferimento in utero degli embrioni. È la prima tecnica ad essere stata scoperta nel 1978 con la nascita della prima bambina, Louise Brown. L'ICSI è invece una tecnica introdotta recentemente con la tecnologia degli anni 90 e prevede la microiniezione di un singolo spermatozoo selezionato all'interno dell'ovocita. Viene attuata da un embriologo attraverso il supporto di uno strumento denominato micromanipolatore. Quali sono le differenze fra la tecnica FIVET e la tecnica ICSI? La prima differenza consiste nella fecondazione. La FIVET viene eseguita in maniera naturale, quindi spontanea. Uno spermatozoo si autoseleziona e penetra all'interno dell'ovocita. Per quanto riguarda invece la ICSI, viene attuata da un embriologo e quindi in questo caso è operatore dipendente. L'embriologo microinietta uno spermatozoo selezionato direttamente nel citoplasma dell'ovocita. La FIVET è indicata in caso di impervietà tubarica, disordini ovulatori, endometriosi, fattori immunologici e oligospermia lieve. L'ICSI è invece indicata in caso di infertilità maschile conclamata, quindi quando il liquido seminale presenta dei parametri molto alterati in termini di numero, morfologia e motilità, ma anche in caso in cui ci troviamo a lavorare con liquido seminale crioconservato oppure ovociti crioconservati, in caso di biopsie testicolari o quando la coppia ha già effettuato tecniche di fecondazione in vitro, però purtroppo non vi è stato un esito positivo. Per quanto concerne le percentuali di gravidanza, sono pienamente sovrapponibili, quindi non vi è una distinzione in termini di percentuali di gravidanza fra le due tecniche. È importante che ciascuna coppia abbia un protocollo personalizzato e quindi che si definisca un percorso specifico mirato al raggiungimento della gravidanza. Sono felicemente disponibile ad accogliervi presso il mio studio per poter parlare insieme di eventuali problematiche, per cercare comunque di raggiungere l'obiettivo della gravidanza insieme e percorrere questo viaggio nella più totale serenità, cercando comunque di informarvi sempre e supportarvi emotivamente in maniera costante.